Evrutim Tik, avvocata e attivista turca, è morta per la difesa dei diritti umani lo scorso 27 agosto, dopo 238 giorni di sciopero della fame. Il suo collega Aytak Ünsal, anche lui in sciopero della fame da 213 giorni, è stato scarcerato nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Ripercorrendo brevemente la storia di Ebru, ricordiamo che era stata incarcerata 3 anni fa, perché condannata insieme ad altri 17 colleghi per l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica, IDHKP. PC, partito Fronte Rivoluzionario per la Liberazione del Popolo. Il tribunale le aveva inflitto una condanna a 13 anni e mezzo di carcere, pena poi confermata anche in appello. Ma la Team Tik aveva denunciato un processo ingiusto e ciò che è seguito è stato parimenti grave. Dopo il rigetto del ricorso, la Corte competente ha predisposto il rilascio, ma il Consiglio giudiziario lo ha impedito, destituendo i giudici e insediandone altri da un giorno all'altro. Partendo dalla triste storia di Ebru Team Tik e dalla scarcerazione del suo collega, Aytak Ünsal, discutiamo sulla situazione dei diritti umani in Turchia con la professoressa Gabriella Salviulo, direttrice del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca. Bentrovata, professoressa Salviulo. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Professoressa, siamo tutti concordi che le vicende riguardanti Ebru Team Tik rappresentino una violazione dei diritti umani piuttosto evidente. Persino la Commissione europea si è espressa affermando che c'è un bisogno urgente per le autorità turche di trattare in modo credibile la situazione dei diritti umani nel paese. Ci racconta un po' com'è la situazione? Beh, molto brevemente la situazione della violazione dei diritti umani in Turchia è veramente grave in questo periodo e la gravità della situazione viene un po' da lontano. Già nel 2017 la competente commissione ONU aveva nei suoi lavori di monitoraggio aveva fatto un report molto negativo rispetto a questo tema in Turchia. E naturalmente i fatti di questi ultimi giorni, che tanto così occupano le pagine dei nostri giornali, anche con così articoli emotivamente forti, lo testimonia. Il fatto che in questi giorni Ebru Team Tik sia morta, diciamo, per la causa della difesa in qualche maniera dei diritti umani in Turchia, ne è una testimonianza forte. Non a caso i giornali l'hanno definita martire. Questo termine, insomma, che è davvero forte, ben si inserisce nel quadro delle dichiarazioni anche di Ebru e di Aytak, che hanno dichiarato che per la difesa dei diritti umani avrebbero sostenuto il digiuno fino alla morte. Per Ebru si è realizzata questa cosa, per Aytak, per fortuna, non ancora. L'Unione Europea certamente ha delle responsabilità, soprattutto le forze, le associazioni e il pensiero radicale è non solo è fortemente critico sul ruolo dell'Unione Europea e delle istituzioni in generale, che vengono accusate in qualche maniera di un certo immobilismo. Io non so se si possa parlare di mobilismo, certamente, se da una parte i diritti fondamentali della persona in Turchia vengono sempre più violati, dall'altra sappiamo che viviamo in un contesto internazionale dove è la diplomazia che dovrebbe addurre a risoluzioni dei problemi. Ricordiamo che la CEDU, la Corte Europea per i diritti umani, il 14 agosto, con una delibera che è davvero sconcertante,
aveva stabilito che la detenzione in sé di un Sal non avrebbe messo a rischio la propria vita e la sua vita, e quindi non ne aveva imposto la scarcerazione. Ci consola moltissimo il fatto che questa notte sia arrivata la notizia che la Corte di Cassazione di Istanbul ne abbia definito l'immediata scarcerazione. Parlando giusto della scarcerazione di Ünsal, secondo lei, professoressa, quali sono state le dinamiche che hanno portato appunto alla scarcerazione di questo avvocato turco? Beh, credo che sia da sottolineare un punto. In questi giorni, cioè il 3 settembre, oggi, è in visita ad Istanbul il presidente della CEDU, Robert Spanò, ed è una visita particolare perché non ho capito, devo dire, se ieri o oggi riceverà una laurea honoris causa in scienze giuridiche, credo, dall'Università di Istanbul. Ora, anche questo, vorrei fare una riflessione rispetto a questo, perché la preparazione l'accettazione dell'invito da parte di Spanò, certamente sono maturate nel quadro però di questa violazione dei diritti umani in Turchia. E attorno a tutto ciò era iniziato un dibattito molto forte sulla assoluta inopportunità di questa visita prima e ancor più dell'accettazione di questa laurea honoris causa. Io farei una riflessione di questo tipo. Le dinamiche della diplomazia, entro cui si muove la diplomazia, sono assolutamente complesse, forse talvolta un po' nebulose, però io credo che, dato che c'è la contestualità tra questa visita e la scarcerazione di Aytac, io credo che la preparazione di questa visita sia stata determinante per questa liberazione. Non so, non sono abbastanza addentro per sapere come si muovono le dinamiche, ma certamente non è un caso, insomma, credo sia davvero un... Io ho fiducia, mi sento una persona delle istituzioni e ho fiducia nel lavoro delle istituzioni, che a volte, credo, si muovano secondo dei binari non immediati, ma magari efficaci, senza nulla togliere, ovviamente, la gravità della situazione di violazione dei diritti umani in Turchia. Mi aspetto, spero di vedere presto la Lectio Magistralis di Spanò in occasione del conferimento di questa laurea, perché forse da lì capiremo qualcosa di più. Professoressa, volevo chiederle quanto ha influito la morte di Ebru Timtik e i sollevamenti della popolazione turca nei confronti della scarcerazione dell'avvocato Aytac Ünsal? Beh, credo che sicuramente sia stato un punto importante proprio per anche tutta l'azione comunicazione rispetto a questo, e insomma, a un certo punto penso che anche così il dittatore più violento, eccetera, non possa, cioè debba fare i conti anche per la sua stessa popolarità, mi esprimo in questo modo, con fatti che mobilitano l'opinione pubblica. Vorrei ricordare un paio di cose. La prima, che c'è stata proprio un'azione molto forte ed è stata molto coraggiosa la moglie di
ai TAC, non so se ha visto l'altro giorno un'intervista in cui dichiarava in maniera forte quali erano le effettive condizioni di vita del marito e più in generale faceva riferimento al fatto che oltre a Ebru e ad Aitak, molte altre sono le persone incarcerate per la medesima causa e che Erdogan insomma abbia tema l'azione dei mezzi di comunicazione è testimoniato, a mio parere, dal fatto che nel luglio appunto del 2000 il governo turco ha approvato una legge che consente il suo controllo proprio sui social network e questa legge entrerà in vigore in Turchia dal 1 ottobre 2020. E aver avuto questa notizia mi ha proprio fatto riflettere, no? Che l'informazione, la comunicazione sono... possono essere un potente mezzo per smuovere le coscienze e quindi quando siamo in presenza di un regime, perché a mio parere di questo si tratta, il regime teme queste teme questo e quindi la mossa, concludo, di per legge così garantirne il controllo è una testimonianza di questo timore e quindi, vista dall'altra parte, per concludere e riprendere la sua domanda, credo che sia stata una azione importante. Professoressa, concludiamo con una riflessione. La Team TIC è stata definita una martire, lo ha ricordato anche lei qualche minuto fa. Ma io mi chiedo, i diritti umani hanno davvero bisogno di altri martiri per dimostrare la loro importanza? Devo dire con il cuore stretto che pare proprio di sì, cioè nel senso che mi riferisco alla situazione in Turchia, ma possiamo adesso senza così allargarci troppo, possiamo fare davvero delle riflessioni pensando a quanti difensori dei diritti umani ci sono nel mondo e quanto il loro lavoro davvero sia importante e talvolta carico di sofferenza. Pensiamo, questo è davvero sconcertante perché i diritti umani, allora mi permetta, vorrei fare un riferimento e dire che i diritti fondamentali, come diritti, leggo, come diritti appartenenti a ogni donna e a ogni uomo, semplicemente perché sono venuti al mondo, stanno già scritti e dichiarati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. A quel tempo facevano parte delle Nazioni Unite 58 paesi e sottolineo che alla dichiarazione hanno votato favorevole in 48. Oggi i paesi che aderiscono alle Nazioni Unite sono 193, quindi la situazione dovrebbe essere rosea, invece è nera, nera, nera. Questa dichiarazione è costituita di 30 articoli e enuncia i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. E è di una... modernità straordinaria, ma nonostante questo noi vediamo che i diritti umani sono violati in modalità certamente diverse, certamente in alcuni casi molto evidenti, in maniera molto evidente e violenta, in altre in maniera più subdola, e questa violazione
noi la possiamo osservare ovunque nel mondo. Possiamo pensare, e così adesso faccio velocemente qualche esempio, alle violazioni dei diritti umani, che ne so, io se ne è tanto parlato, anche dei popoli dell'Amazzonia e tutto il problema della difesa dell'ambiente in tutte le sue. Ma poi, facendo un volo pindarico, io penso che qualche riflessione dovremmo farla anche noi, pensando al tema delle migrazioni vicine o lontane e talvolta vicinissime. Io penso che quando pensiamo e vediamo come vivono le persone, per questo sottolineo il termine persona, nei nostri hotspot, chiamiamoli così, ci dobbiamo chiedere, dichiarazione alla mano, quanti articoli sono violati in questo modo, perché manca, cioè, veramente manca il riconoscimento in qualche modo della minima dignità delle persone.